Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: Ernesto Russo è uno dei protagonisti più seguiti di Uomini e Donne, il cavaliere ha un modo particolare per rilassarsi lontano dalla TV. Ernesto Russo si è subito fatto conoscere a Uomini e Donne per il suo carattere molto estroverso. Il cavaliere del programma di Maria De Filippi ha un modo tutto suo di rilassarsi quando non è davanti alle telecamere. È stato lui stesso a voler mostrare la sua più grande passione, spiegando anche cosa è per lui il paradiso terrestre. La pubblicazione del cavaliere ha ricevuto molti like e commenti, a dimostrazione di quanto Ernesto sia seguito anche al di fuori del programma. Ernesto Russo e la sua grande passione. Cosa fa lontano da Uomini e Donne? Ernesto Russo è un grande appassionato di viaggi, a Uomini e Donne ha parlato spesso di quanto ami viaggiare e dei posti che ha visitato. Ma c'è anche un'altra cosa che adora davvero fare, andare a cavallo. Come si vede dalle immagini, il cavaliere di Uomini e Donne adora cavalcare. Al video in cui mostra una splendida passeggiata a cavallo immerso nella natura, ha allegato un particolare commento su cosa sia il paradiso terrestre. Il paradiso terrestre si trova sulla groppa di un cavallo, sul seno di una donna e nel profumo di un fiore. Ernesto ha dimostrato di essere anche un uomo molto profondo, o quantomeno questo è ciò che fa vedere nel programma di Maria De Filippi. Il suo percorso a Uomini e Donne recentemente è stato bersagliato da una serie di attacchi. Dopo aver deciso di non corteggiare più Ida Platano, è tornato nel programma nelle vesti di cavaliere. Inizialmente sembrava si fosse avvicinato a Barbara De Santi, le aveva addirittura detto che se le cose fossero andate bene tra di loro, si sarebbe anche tagliato la barba e i capelli lunghi, che a lei non piacciono. Tra i due la situazione è precipitata quando lui ha scoperto che lei avrebbe sentito a telefono la nipote. Una cosa che ha fatto infuriare non poco Ernesto, così la conoscenza con la De Santi si è interrotta e ora i due discutono spesso. Intanto lui è diventato amico di Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano, che difende spesso nel corso delle discussioni in studio. Proprio per questo c'è chi accusa il cavaliere di volersi mettere spesso al centro dell'attenzione.